Un posto al sole anticipazioni. Ecco Nunzio con chi si fidanza. Lunedì, 31 luglio 2023. Nonostante i disperati tentativi di Rossella di mantenere le distanze fisiche e mentali da Nunzio Cammarota, per il quale prova dei veri e propri sentimenti, una scoperta sconcertante finisce per crearle ulteriori scompigli sia in ambito amoroso che lavorativo. Essa è collegata ad Adia, la sua amica infermiera. Nel frattempo, dopo diversi tentennamenti, il piccolo Antonio decide di sciogliere il patto stretto con Manuel e di rivelare a mamma Viola il segreto del suo amichetto. Ad un certo punto, però, si blocca e spiega che hanno soltanto litigato, omettendo il dettaglio più importante inerente alla pistola rubata a Sabbiese. Continuano, intanto, i sospetti di Alberto che finiscono per creare non pochi nervosismi in Clara. La donna, alla fine, stanca e stressata, matura una decisione pericolosa quanto altamente insensata. Martedì, 1 agosto 2023. Dopo aver appreso che Nunzio e Adia si stanno frequentando, Rossella precipita in un vortice fatto di amarezza e di delusione. A complicare la situazione, subentra Riccardo con il quale ha un brusco litigio. Ancora una volta, i due viaggiano su fronti opposti per quel che concerne la situazione tesissima che si è creata in reparto con l'avvento di De Santis come primario. Alla terrazza, complice il vedersi ogni giorno, si accorcia sempre più la distanza tra Giulia e Luca. Renato, invece, è nervoso e insofferente e proprio non sopporta che l'ex amante della moglie si sia trasferito a Palazzo Palladini e che vi resterà fino al rientro di Angela e Franco a Napoli. Al Caffè Vulcano, Samuel vive dei momenti di disagio. Dato che il suo cuore adesso batte nuovamente per Speranza, decide di sciogliere le tensioni. Una presenza, molesta, rovina i suoi piani. Mercoledì, 2 agosto 2023. Giulia è decisa più che mai ad iniziare una storia d'amore con Luca. Per riuscirci, si serve di una geniale iniziativa di Raffaele. Persiste, intanto, il clima di tensione tra Rossella e Nunzio. Riccardo è pronto a rifare breccia nel cuore della fidanzata dopo l'ennesimo litigio. La Graziani, però, non sembra per nulla disposta né a perdonarlo né a tornare a fidarsi di lui. Mariella è rimasta fortemente inorridita dal comportamento omofobo di Espedito Altieri. Ed è molto preoccupata per la storia nata tra il nipote castrese e l'amico Cerruti. Momenti di grande panico anche per Samuel, bloccato ormai nel mare delle sue stesse menzogne. Viola continua ad interrogare il piccolo Antonio, certa che non le abbia raccontato tutta la verità. Alberto si prepara a fare una amara scoperta su Clara che si sente sempre più fragile e vulnerabile. Giovedì, 3 agosto 2023. Si avvicina la partenza per Matera di Eugenio e Viola. Antonio non ha ancora del tutto superato ciò che gli è successo con l'amichetto Manuel. Viola è pronta a lasciarsi alle spalle la crisi con suo marito. Edoardo prospetta di cambiare vita. Vuole forse uscire definitivamente dal giro in cui è finito? Damiano ripensa con nostalgia ai tempi in cui era amico del Sabbiese. Luca è sempre più vicino a scacciar via le insicurezze di Giulia, la quale non immagina minimamente che l'uomo sia affetto da una grave malattia. Samuel capisce che è arrivato il momento di fare chiarezza dentro di sé. Sebbene coinvolto emotivamente da Micaela, decide di parlarle in tutta franchezza. Mariella teme l'ira del fratello Espedito. Renato soffre a causa della presenza del primario alla terrazza e non esita a fargli sentire tutto il suo forte astio. Luca cosa farà? Venerdì, 4 agosto 2023. Si scopre il vero motivo per cui Damiano ed Edoardo hanno smesso di essere amici. Viola ed Eugenio parlano con il loro figlioletto per capire cosa sia davvero successo con il figlio di Rosa Picariello. Si rafforza sempre di più il legame tra Roberto ed il piccolo Tommaso. Marina non si arrende. Vuole scoprire la verità prima del giorno del battesimo del bambino. Nel frattempo Rossella, malgrado si sforzi di rimanere distante da Nunzio, si presenta a casa del ragazzo spinta da un motivo importantissimo quanto delicato. Alla fine, tra i due, verranno fuori sentimenti forzatamente repressi? Ida, temendo di essere allontanata dal bambino, cerca di sostenere in tutto e per tutto il piano della Martinelli. Ferri è sempre più distante dalla Giordano che vive attimi di profondo sconforto. Tuttavia non vuole rassegnarsi.